Testare lo stato di salute del territorio pontino e fare il punto sul fenomeno della criminalità organizzata e delle infiltrazioni mafiose, ma anche affrontare i problemi che si vivono quotidianamente nel Palazzo di Giustizia di Latina, dove, secondo le stime diffuse dallo stesso presidente, si lavora con almeno 13 magistrati in meno rispetto a quanto previsto dalla pianta organica. Questi sono solo alcuni degli argomenti affrontati nella lunga mattinata di incontri ed audizioni negli uffici giudiziari di Latina, dove ha fatto visita una delegazione del Consiglio Superiore della Magistratura, guidata dal vicepresidente Giovanni Lennini. La sesta commissione del Consiglio Superiore, competente in materia antimafia, ritiene fondamentale svolgere le audizioni direttamente sul territorio per poter valutare in loco le soluzioni utili a risolvere eventuali criticità. Da qui dunque la decisione di far visita al Palazzo di Giustizia di Latina. La commissione ha ascoltato il presidente del Tribunale, Caterina Chiara Vallotti, ed il procuratore della Repubblica, Andrea De Gasperis, poi il procuratore di Roma, Giuseppe Pignatone, il prefetto di Latina, ed il presidente dell'Ordine degli Avvocati del Foro Pontino. La visita si è poi conclusa con un incontro con i magistrati degli uffici giudiziari blindati per accogliere in massima sicurezza la delegazione del Consiglio Superiore della Magistratura.